Marco Nacciariti, io lo conosco da tantissimi anni. Questa è un'intervista confidenziale basata su rapporti di conoscenza, direi anche di amicizia, che risalgono ai tempi maceratesi Della Prima sì, Repubblica. della Prima Repubblica, con Malavolta, con Nocera e con Spadoni. Tempi lontani, ma che ancora ricordi, immagino. Sì, beh, è stato lo start-up per me della Maceratese nel campionato di eccellenza con Malavolta, che abbiamo vinto insieme a Spadoni e Nocera in maniera abbastanza agevole. Ci ha proiettato in un campionato di Serie D, secondo posto, quindi 2 anni fantastici a Macerata, ottimi ricordi, ottimo pubblico, ottime stagioni, un bel ricordo da non archiviare E sicuramente. questo, vorrei, dato che mi hai dato l'assist, poi il secondo anno foste eliminati dai playoff dal Tolentino, mi sembra, Dal nei playoff Tolentino, dal sì. Tolentino, poi come mai questa avventura è finita? È finita perché noi abbiamo fatto un po' il ratto delle Sabine, siamo venuti qui per ricostruire una società, un gruppo, una squadra, l'abbiamo fatto in maniera ottima e quando l'obiettivo l'abbiamo raggiunto abbiamo tolto in quel momento le cosiddette tende e ci siamo proiettati invece nel nostro lavoro che era quello dell'edilizia insieme a Malavolta. Ecco, fra quel momento e il tuo ritorno a Macerata, però c'è stato anche un tentativo, se ricordo bene, da parte di Malavolta, no? Con te, suo braccio operativo, esecutivo, di entrare a acquistare l'Ancona. Sì, abbiamo avuto degli abboccamenti con l'allora proprietà di Schiavoni, che poi in realtà si sono maturati in semplici collaborazioni anche di lavoro. E ho proseguito poi in questo percorso fino ad oggi nella Jesina Calcio, nel Senigallia Calcio, e poi quest'anno la Tardella mi ha richiamato e a Macerata non ho potuto dir di no. Ecco, quindi il tuo lavoro professionale, di cui parleremo fra poco, perché Marco Nacciariti è titolare di un avviatissimo studio commerciale a Jesi, a Rosora, Jesi. Non... Sì, no, il mio studio ho a Castelplanio e a Castelplano. Iesi, sì. Ormai sono 26 anni che faccio questa attività di studio tributario commerciale, annoveriamo circa Ma hai 450 cominciato aziende. da bambino, che sei giovane. Eh sì, appena Sei stato precoce? abbiamo fatto tutto in maniera precoce, vabbè, ho 45 anni, quindi la Però mia non le dimostri, attività, beato te. grazie, grazie. E quindi ti dicevo, ecco, abbiamo questo studio che si trova a Castelplanio come sede principale, a Iesi come sede secondaria, poi abbiamo 2 punti, uno a Roma e uno a Milano, in questi anni perché la clientela non abbiamo solo quella regionale, ma abbiamo anche quella a livello Sì, nazionale. questo è notorio. Ecco, dicevo, tu hai continuato la tua carriera professionale, ovviamente da commercialista, ma come, e anche quella calcistica dopo la prima, quella fu la prima esperienza a Macerata come dirigente di calcio? Sì, come amministratore Come delegato, come amministratore? amministratore delegato, sì, perché il mio cliente Malavolta mi diede in mano questo tipo di amministrazione e l'abbiamo fatta, penso, agli occhi di tutti in maniera sufficientemente buona, e da lì è stata una partenza. Poi ho avuto con le società limitrofe, vedi la Jesina Certo, prima, appunto. vedi poi la Vigor Senigallia dopo, vedi la fusione che c'è stata poi nella società del Vallesina con il Real Vallesina, che poi è diventata il GSM Moglie. Insomma, abbiamo proseguito in quegli anni in questo mio perdurare nel mondo calcistico in maniera Fino amministrativa. a ritornare ad entrare nella ribalta delle società professionistiche quest'anno con la Maceratese chiamato dalla dottoressa Tardella. Sì, quest'anno c'è stato questo canto delle sirene venuto da una società professionista data dalla dottoressa Tardella, ma sollecitata dall'amico Giulio Spadoni, che avevamo già coltivato nella precedente collaborazione Oh, con. scusa, permetti, lo Sì. dico, che io ricordo con grande affetto e grande stima, immagino anche te. Sì, beh, è un amico che non è perché è stato esonerato in questo momento dalla Maceratese, non resta mio amico e non ferma sicuramente il lavoro Ma i che ha fatti fatto. dimostrano quanto sia stato bravo. Sì, è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto in questa prima fase della stagione, diciamo, dall'acquisizione di luglio fino a dicembre e fino all'esonero, quindi è stato sempre nelle prime posizioni della classifica. Poi
quello che c'è stato tra lui e la dottoressa Tardella sono cose strettamente personali che penso debbono essere legate alla loro Sì, personalità. ma vabbè, chiudiamo la parentesi perché io questo mio colloquio amicale con Naccarito lo vorrei portare avanti e concludere sempre sul piano personale. Allora, tu da un lato hai un'attività professionale di grosso rilievo, molto impegnativa immagino, e dall'altro sei stato quest'anno amministratore delegato, poi in passato se ti sei sempre interessato alla gestione di società di calcio. Ma come fai a contemperare, soprattutto quest'anno con impegni maggiori, il rapporto di lavoro con quello di manager calcistico? Beh, non è poi tanto Dove trovi il distante. tempo, insomma? Ah, ecco, più che il tempo, perché se no non è tanto distante da dirigere o No, essere manager di certo. altre No, il società. tempo, intendevo il tempo. Il tempo purtroppo in questo momento manca sempre di più perché in queste difficoltà che si trovano oggi le aziende, le nostre figure professionali sono sempre più ricercate. È ovvio che il tempo alla Maceratese l'ho trovato con maggiore assiduità anche perché c'è un piacere dietro, che è quello del campo di calcio, quello di assaporare sempre il terreno di gioco e quindi Come non riesco, l'allenatore, no? Il bravissimo. gusto del calcio conta, insomma, il gusto del terreno, no? Bravissimo, quindi non riesco magari a star più di tanto lontano da quel rettangolo di gioco che appassiona penso poi Ma tutti tu gli sei anche altri. calciatore, stavo per dire in erba, no? No, Calciatore amatoriale, no? Quindi lo provi il gusto del campo. sì, io ho Sei un avuto. attaccante forte, mi è stato No, detto. adesso O me l'hai detto tu forse, questo non so se. io dico sempre, come in ogni ambito, il bravo va sempre detto dagli altri, non va mai Però i dati autocelebrato. segni gol, quindi. Non va mai autocelebrato. Sì, ho avuto dei trascorsi calcistici giovanili, sono stato dapprima alla Sampdoria e poi al Parma, poi invece mi sono occupato di quello che invece è l'attuale mia professione, quindi mi sono Hai fatto dedicato bene. agli studi e ho proseguito in Ecco, tal senso. allora, rapporto professionale, lavoro, gestione manageriale di società di calcio, in questo caso addirittura professionistica, in mezzo alla famiglia. E come contempli anche questa triangolazione fra la professione, la famiglia e il lavoro sul campo? Beh, la famiglia spesso e volentieri viene con me, quindi Sacrificata, no, dai. al di là dei sacrifici, no, viene con Tanto mi me. piacerebbe sentire tua moglie, guarda. Ho la fortuna di avere due ragazzi, uno di 14 anni, uno di 18 anni, legatissimi nel mondo del calcio, tutti e due calciatori in questo momento, uno con la squadra della Jesina nel settore giovanile degli esordienti, l'altro nella Juniores nazionale della Jesina, quindi tutti e due in questo momento, essendo calciatori, mi sopportano e mi supportano nel mio lavoro anche qui alla Maceratese. E il loro rapporto con la Maceratese è così, perché sai, Jesini, tra Macerata e Jesi, tu lo sai, non c'è stato mai, no? Leoncelli, Jesini, mai grandissima, grande rispetto, ma mai grandissima simpatia. Tu hai No, smentito un po' questa situazione. questa cronistoria di altri tempi loro non l'hanno mai sentita perché vivendo a Rosora, quindi noi non essendo proprio di natura jesina, frequentiamo solo i campi di calcio, quindi sono attaccatissimi alla Maceratese, datata per loro nel 2005, rinnovata oggi nel 2015, quindi in questo momento tifano Maceratese e hanno ben ragione di Quindi farlo. tu quante ore lavori al giorno e quante ore dedichi alla famiglia? Tra lavoro Questa intendo sia il lavoro di commercialista che quello ci calcistico. vorrebbe una domanda di riserva perché Ah sì. io sono abituato la mattina a alzarmi prestissimo perché vado in studio in orari abbastanza strani. Alle 6 del mattino sono in studio, purtroppo pranzo mai a casa e rientro la sera tardissimo. Quindi il mio rapporto con la famiglia, diciamo, è più un rapporto di qualità che di quantità. Quindi è sulla qualità che imposti questo rapporto. Quando tu sei ritornato a Macerata, chiaramente la chiamata, la cooptazione della dottoressa Dardella è stata importante, gratificante, ma anche ha contato il tuo trascorso biancorosso, i tuoi trascorsi biancorossi hanno contato. Penso Quelli che sì, ci dicevamo prima. penso che la scelta sia stata determinata anche con questo. Abbiamo lasciato un ottimo ricordo,
La piazza non se ne è dimenticata, tanto ciò è Però tu vero. dentro di te hai sentito il richiamo anche del sangue per No, ma queste. sicuramente io ho detto che è stato un cordone ombelicale, ma è tagliato, quindi il richiamo non c'è stato un pensiero di titubanza, anzi c'è stato subito l'affermazione di dare una mano a questa causa, specialmente in questo momento che si trova in una Lega Pro importante, se noi togliamo le vecchie esclusioni della C1 e C2, quindi girone unico della Lega Pro, e ci stiamo affacciando, come abbiamo già detto prima, invece a un campionato cadetto che potrebbe essere la Serie B. Ecco, prima era un'intervista tecnica che qui non si vede, però lui, questo video andrà dopo la partita dell'Aquila, allora vediamo poi se tu ci hai preso. Comunque, quando il dottor Nacciariti ha accennato all'odore della Serie B è perché aveva dichiarato poc'anzi che, data anche la partita, lo scontro diretto fra la Spal e il Pisa e la Spal, no, nulla è precluso alla Maceratese, quindi massimo sogno. Ma guarda, io questa mia smania di proiettare sempre la Maceratese in alto è venuta sin dall'inizio, ma perché abbiamo sempre centrato risultati ed obiettivi. Non demordo per questo pensiero di sognare magari a qualcosa in più che potrebbero essere i playoff, perché sono consapevole della forza che i ragazzi hanno in questo momento e che il mister sta inculcando. Sicuramente post intervista non verrò smentito dal risultato Appunto, speriamo, dell'Aquila e io me lo auguro in prima persona. me lo auguro io in primis, come non sono stato smentito nei miei risultati di Siena e come non sono stato smentito con la Spal. Ecco, quando tu hai iniziato a lavorare, a occuparti di un settore delicatissimo, no? Dei rapporti con la Lega, che sono la Lega Pro, che sono molto complessi, molto burocratici, tu avevi certamente esperienza, ma non hai avuto un po' di timore nell'affrontare, diciamo, insidie dietro l'angolo, perché qui sembra, no, nel mondo del calcio italiano, che sempre dietro l'angolo ci sia la trappola. Beh, quando sono stato chiamato avevamo un timing di 10 giorni per fare l'iscrizione e avevamo una montagna di documenti da esibire e una montagna di documenti da produrre. Quindi non ti dico che con un certo pathos c'è stato l'approccio. Poi è il mio mestiere, c'era la Maceratese di mezzo, forse qualche notte insonne l'abbiamo passata. Poi siamo stati ampiamente premiati dalla terza posizione che abbiamo ottenuto nella nostra presentazione dei documenti per tutti i gironi d'Italia, sia A, B e C. Quindi è Quindi è stato un un vanto bel. per la Maceratese. Ecco, adesso anche un po' di merito, no, per un istituto bancario cittadino che io vorrei che venisse citato perché se lo merita, è una banca locale, territoriale, che ha favorito, no, sia pure nel rispetto del merito creditizio della controparte, elevatissimo, la dottoressa Tardella, tu, altri. Però ha favorito il disbrigo burocratico di queste formalità che altrimenti sarebbero state, come dire, che avrebbe potuto impastoiare la situazione. Se è stata identificata Banca della Provincia di Ecco, io Macerata, non intendevo. l'abbiamo fatto a caso, perché sicuramente è una banca che assomiglia un po' a quelle che sono le banche di credito cooperativo, no? Quindi sono molto attente al territorio, molto attento a quello che succede nel territorio e quando ci siamo rivolti alla direzione della banca stessa. Non solo ci ha semplificato il compito, ma ci ha agevolato nel produrre la documentazione bancaria che serviva con celerità e questo merita un particolare Ecco, adesso ringraziamento. vado un po' sul tecnico bancario, tu sei all'altezza di dare le risposte, no? Questo, parliamo di Fiduzione, presentata come terza società nell'ambito dell'intera Lega Pro, dalla Maceratese, presentata in ritardo dal Pisa con un punto di penalizzazione e dopo ripresentata dalla nuova proprietà, sembrerebbe, per quello che almeno sostiene la Procura federale, non veritiera. Sì, beh, c'è da fare un distinguo perché parliamo di due tipi di fideiussioni, quelli del Pisa. La prima è stata presentata regolarmente, si tratta della famosa fideiussione dei 400.000 euro. La seconda invece è un'integrazione che doveva essere fatta da tutte le società già non neopromosse, ma già esistenti in Lega Pro di 50.000 euro, che sembra, la Procura federale sta indagando, che non sia proprio No, in questo è linea. ufficiale, è stata No, no, deferita, no, 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 ma quindi. sembra che non sia in linea invece con i canoni. Questo sicuramente
sicuramente non porterà a una forte penalizzazione del Pisa, si parlerà sicuramente di 2 punti, al massimo di penalizzazione di 1 ammenda. La cosa che in realtà ci spaventa è che questi 2 punti sicuramente verranno attribuiti, se verranno attribuiti, con i tempi che ha oggi la giustizia, nel prossimo campionato e non quest'anno. E quindi non è... perché ci sono 2 gradi, no, di giustizia, ma il primo grado non è... la prima sentenza non è provvisoriamente esecutiva? Non lo diventa in una fase di campionato come questa, e quindi sicuramente, se, dico se, ci sarà una penalizzazione, verrà sicuramente attribuita al prossimo anno. Quindi, se io fossi nella... Non c'è da sperare nelle disgrazie altrui, diciamo. Addirittura se io fossi l'avvocato di parte del Pisa, trasformerei immediatamente in un'ammenda, perché così lo prevede, e sembrerebbe che con 10.000 euro il tutto si risolverebbe. Ah, vabbè, giustizia sulla quale c'è qualche dubbio, perché la fiduzione per una lira o per 50, per un euro o per 50.000 euro, insomma, ha sempre un valore non rispettare le regole, no? E quindi merita la sanzione al di là dell'importo, perché il principio è stato leso, quello a cui vi siete attenuti voi e tutte le altre società già protagonisti nell'anno passato del campionato. Guarda, abbiamo assistito quest'anno a un campionato di Lega Pro falcinato da 1.000 situazioni anche in corso d'opera. A noi questo del Pisa non ci tocca, perché sicuramente entro la fine del campionato li supereremo sul campo. Ecco, sul campo però non c'è da sperare in altro, perché ad esempio qualcuno spera, non so, l'Ancona ad esempio, no, che spera molto su questa sanzione, che invece sarà minima in ogni caso, probabilmente sul secondo, nel prossimo campionato. Laddove ci sarà, oppure non trasformati in multa. Laddove ci sarà in termini di punti sarà il prossimo anno. Laddove richiederebbero una risoluzione anticipata di questo procedimento, potrebbe anche trasformarsi in ammenda. Va bene, allora io penso che col dottor Nacerini abbiamo fatto un discorso a 360 gradi in nome della nostra antica amicizia, e sperando che sul campo la Maceratese arrivi almeno al secondo posto e abbia la garanzia dei playoff, e che soprattutto giochi in casa la prima partita, così almeno, no? Per quello, le seconde giocano sicuramente in casa. Stando le attuali regole, sì. Ti ripeto, per noi sembra che quest'anno sia stato poi tutto facile, no? Perché siamo stati primi, secondi, terzi, c'è stato sempre un entusiasmo, ma io vado a rafforzare quello che abbiamo fatto, perché veramente all'inizio poteva sembrare insperabile. Sì. Abbiamo costruito una squadra con Bucchi e con Spadoni, veramente con un budget irrisorio rispetto a tantissimi altri. Fra i più bassi della Lega Pro. Fra i più bassi della Lega Pro, e siamo consapevoli di aver fatto anche per la posizione attuale un vero miracolo. Devono essere felici in questo momento i maceratesi e tutta la città di avere una squadra terza in classifica, e una squadra che sicuramente dirà delle sue fino alla fine. Ecco, lasciami la chiosa finale, ma non mi sembra che sia così, perché vedendo, almeno a giudicare dalla presenza allo stadio, non mi pare che proprio ci sia questa apoteosi, e questo è un grosso errore. Grazie Marco, arrivederci.